Avete bisogno di crediti e non sapete come fare? Passate dal link in descrizione, EasyVault. Sono sicuri, affidabili ed economici. E con il codice NMF, tutto in maiuscolo, riceverete il 6% di sconto. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. E qui Jovispo che vi parla, benvenuti nella player di Alessandro Del Piero nella sua versione Icon Moment con 93 di rating e ruolo AS. Prima di iniziare questa review vorrei che arrivassimo almeno a 50, anzi 60 like o mi piace per questa carta e per questa review. E vorrei salutare Fabrizio e Erix Cortex per aver condiviso il video e per averlo scritto in uno scorso video. Se anche voi volete essere salutati, ormai la procedura la sapete benissimo. Nei commenti scrivete Giovi salutami, oppure Giovi ho condiviso il video, mi saluti per favore. Ragazzi, ma naturalmente condividete il video. Dai ragazzi, dai. E passiamo invece alla review vera e propria. Del Piero è un'ottima ala, ma non è proprio velocissimo, infatti per me la velocità non è né un pro e né un contro, si piazza nella media. Ha altre caratteristiche, secondo me, il tiro, il passaggio e il dribbling. Allora, voglio partire dal dribbling perché c'è una cosa che non mi è piaciuta, ovvero l'equilibrio, ma che vada ad abbinare anche alla forza fisica. Infatti ho messo equilibrio slash forza. Entrambe sono davvero un contro per lui, perché nei contrasti perderà palla, con l'equilibrio cadrà a terra. Ma dimostra di essere un giocatore molto agile, dimostra di saper controllare bene la palla anche nello stretto e di saperla dribblare, anzi nascondere l'avversario davvero molto molto bene, grazie anche poi alle 4 stelle skill. Una freddezza davvero notevole, il passaggio è davvero molto molto interessante, così come il tiro sui calci piazzati, comunque buono. I cross molto molto precisi, passaggio lungo e corto, molto interessante. L'effetto, davvero wow, infatti il suo tiro a giro è a parer mio il miglior tiro di Del Piero. Anche se comunque il suo tiro in generale è buono, grazie comunque a un'ottima finalizzazione. Una potenza tiro che è buona, un tiro dalla distanza che sembra alto in carta ma che a parer mio non è proprio tutto sto granché, sinceramente, tiro a volo molto molto preciso, i rigori sono soggettivi. Come altro contro gli ho dato la resistenza, ma piccolo contro. Non è che si stanca tantissimo, però verso l'80esimo potrebbe iniziare a rallentare. Come alternativa vi dico Hazard tra le Icon Rivaldo 92, nella Nazione Insigne, nella dello stesso livello Pires 92. Come stile inteso aumentate la velocità e forse anche il passaggio, anche se comunque è ottimo. Indice di ibridabilità ovviamente 5. È un giocatore da Weekend League, ragazzi? Secondo me sì, ma voglio dirvi una cosa sul suo ruolo. Secondo me alla sinistra o ATS non li si addice. Io infatti l'ho adattato ad attaccante, anche se così avrebbe un 6 o 5 d'intesa, ma 5 o 6 non va ad intaccare le statistiche, non va a diminuirle, scusate. Voglio farvi un confronto con Pires Icon Moment e con Rivaldo Prime 92. Allora, tra i tre, quello con le in-game stats più elevate in carta è il brasiliano Rivaldo. Ma vedendo così a colpo d'occhio, direi che è meglio Del Piero. Ed il mio voto è un 9 meno. Quel meno è dovuto al fisico e alla velocità, ragazzi. Purtroppo non è veloce, non ha proprio il fisico che avrei voluto. Ma ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Saluto Vincenzo e Squalollo Barcollo ma non mollo per aver messo un commento in uno scorso video. Con Jovispo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.